su Web Radio, dalla manifestazione del Super Sound di Faenza. Bruno adesso ci parlerà del suo gruppo e cosa ci fai qui e soprattutto cosa è un po' del tuo gruppo. Sì, è un progetto, sono circa 3 anni, si chiama Licenza Acustica, è formato da me, Bruno Contino, pianoforte e a chitarra acustica. Abbiamo una cantante che si chiama Elena Rizzonembo, suoniamo insieme da 3 anni, abbiamo iniziato a comporre pezzi genere sulla scena del cantautoriale italiano. Quindi a chi vi ispirate? Ah, ci ispiriamo a tutti i grandi artisti italiani, da De André, Battisti, poi l'ispirazione a... Quindi anche poesia? Sì, c'è molta poesia nei testi, specialmente cerchiamo di curare il più possibile, per non dare importanza solo al sound, ma anche anzi il sound, devo dire che essendo tuo è abbastanza sciolto ed essenziale, però ci piace così. Nel gruppo sei tu? Beh, diciamo che ci dividiamo i compiti, siamo abbastanza alla pari, sia io magari mi occupo più dell'aspetto musicale, quindi per la composizione, magari Elena scrive i testi. Quindi il vostro target abituale? Vai. Il vostro target come pubblico è variegato? Sì, spazia. Adesso per il momento c'è il pubblico che ci segue a Bologna, abbastanza variegato. Quanti concerti avete fatto fino adesso, in questi 3 anni? Beh, abbastanza. Ottimo. Basta. Stavi dicendo Bruno che suonate spesso a Bologna, eccetera, i piccoli locali frequentati di più, come chiedono sì, per la nostra situazione diciamo che prediligiamo i locali magari più intimi, non so se puoi fare qualche cosa. Sì, no, vai. Beh, se vuoi venire a vedere qualcosa. Sì, la prossima serata, se non salta fuori qualcuno prima, dovrebbe essere il 21 ottobre ai magazzini musicali. Sarà un nostro concerto e speriamo in quell'occasione di presentare il disco. È il primo disco questo? Sì, è un disco, il primo disco, abbiamo fatto una melodia, un prodotto per fare più brani, ma questo è il primo vero disco. Quindi quante tracce sono? Sono 10 tracce. 10 tracce, un bel disco. Sì, è un EP completamente autoprodotto. No, il nome della band da cosa deriva? Il nome della band è un po' un gioco di parole perché ripeti il nome della band? Licenza acustica. Diciamo che deriva dall'attenzione ai testi poetici, quindi la licenza poetica è acustica ovviamente, che perché suoniamo in acustica. E qui al Super Sound cosa, hai imparato qualcosa di nuovo? Qui è la terza volta che vengo, purtroppo sono io il rappresentante importante, ma comunque è un evento importante perché ti permette di conoscere band, produttori, Web Radio, sì, Web Radio, tantissime realtà. Per esempio ho trovato un'agenzia per la stampa e l'educazione dei CD o cose simili, appunto Web TV, che in questo periodo vanno benissimo, insomma. E fuori dalla musica altri hobby tu? Solo musica, mi piace lo sport, il calcio, però venire con più concentro sulla musica. Niente, questo è quanto da Science World Radio, auguriamo a Bruno e alla sua band migliori auguri, siamo di auspicio per la carriera.